Di nuovo il più cordiale ben interconnessi con Radio Antenne Audio Nazionali, Web Radio sul circuito di Spreaker, RDA Radio 1 e lo studio che irradia il segnale. Un saluto a Radio Web Niceto, Niceto Radio Web TV di San Pier Niceto in provincia di Messina, e un saluto va a Radio In 102 di Palermo. Beh, ogni tanto così andiamo in interregionale. Allora, oggi è una bella giornata, perché prima abbiamo avuto il dottor Lorenzo Colangeli, fisioterapista, che ha subito sulla sua pelle il contagio da coronavirus e ci ha raccontato la sua esperienza. Ringraziando Dio, piano piano è sulla via della guarigione, tutti i tamponi adesso sono stati negativi, però ci ha raccontato un po' qual è stata la sua via crucis. Un'altra situazione, forse meno intensa sotto quel profilo, ma ugualmente preoccupante per chi lo subisce, è la centrata, non volendo chiaramente, una nostra carissima amica. Poi sentiremo della sua voce il tutto. Innanzitutto i saluti di rito. Buon pomeriggio, Gloria! Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti! Allora, non siamo del solito rituale che io ti provoco, tu mi rispondi, io butto acqua sul fuoco e via discorrendo, perché questo, in questo istante parliamo di una situazione seria. Allora, giorni fa, vediamo di riassumere se riassumo bene, hai avuto uno stato febbrile, hai chiamato il tuo medico di base, come faremmo tutti del resto, no? E il medico di base, oltre che dirti di prendere tachipirina o qualcosa di similare, ti ha detto: io devo segnalarti alla ASL perché adesso il protocollo vuole questo. Ti hanno segnalato alla ASL e poi la ASL ti ha fatto effettuare il tampone che ha dato esito negativo, però nonostante che abbia dato esito negativo devi fare per forza 14 giorni di quarantena. Qualcuno ieri sera ha messo in dubbio anche la tua parola, e di questo mi dispiace immensamente. Probabilmente i protocolli bisogna leggerli prima di commentarli, tra parentesi. E così devi passare adesso 14 giorni nonostante che il tampone ha dato esito negativo. Ho raccontato giusto o c'è qualcosa da correggere? No, no, giustissimo, tutto così è andata tutta così la storia. Ed è allucinante tutto questo, perché no, io capisco che durante questo periodo, se un paziente chiama il proprio medico di base e gli dice che c'ha uno stato febbrile, deve essere comunque segnalato all'ASL e viene fatto il tampone, perché anche se io non avevo altri sintomi, avevo soltanto questa febbre che non ha mai superato i 38,5, poi tra parentesi. Ma ha dovuto poi un colpo di freddo, una sudata, cosa del sì, avevo preso freddo il sabato pomeriggio, che c'era il compleanno della nipotina, e ero vestita un po' troppo leggera, c'era vento, quindi, e la domenica mattina mi sono svegliata con la febbre. Poi ma ho chiamato, oltre alla febbre, mal di gola, brividi, quelle... No, avevo niente, solo la febbre. Febbre, non avevo né raffreddore né tosse né mal di gola, avevo sia olfatto che gusto, avevo tutto, cioè non, solo la febbre avevo, e non avevo altri sintomi. Però la mia dottoressa ha detto: io devo comunque segnalare per far legge all'ASL, certo, che hai la febbre. L'ASL viene informata e contatta la mia dottoressa e mi dice che devo fare il test. Quindi questo è successo dunque il lunedì, il martedì e mercoledì, e sono andata a fare il test, ma io non avevo, mercoledì non avevo più febbre io, e comunque sono andata a fare il test, che mi sembrava di... Anche con molta tensione, trepidazione e pure paura? No, nel senso che ero sicura che la febbre che avevo era dovuta a questo sbalzo termico che avevo preso. Però certo, vivendo in un periodo storico come questo, un pensierino ce l'ho fatto. Come tutti del resto, come tutti nella tua stessa situazione, chiaro. Sì, però sono andata lì serenamente, tranquillamente.
solo che vedere quel capannone, le macchine in fila, perché te le fanno tipo drive-in, no? Cioè, E aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, tu praticamente non sei scesa dalla macchina? No, non ci ho Come? avuto Allora, questa. praticamente che cosa avviene? Questo tampone, dove te lo fanno? In gola, sul naso, dove? Allora, a me me l'hanno fatto su entrambi le narici e poi in gola. Quello delle narici è più fastidioso di tutti. Perché spingono i tamponi fino a su? Sì, vanno su molto in profondità, sono molto lunghi questi, è una specie di gonfioc, ma molto E lungo. quindi da bruciore chiaramente fastidio, è normale. Molto, sì, E quello in tanto. gola invece è più sopportabile? Sì. Perché non Quindi è tu molto praticamente non profondo. sei scesa dalla tua autovettura? No, perché prima, allora, si arriva in questo parcheggio grande dove ci sono questi tendoni, Sì. ci si mette in fila in macchina come dal benzinaio, no? Fai conto. E viene una infermiera tutta bardata come se fosse un extraterrestre e ti chiede la ricetta del medico, perché poi il medico deve, comunque il tuo medico di base deve farti la ricetta, a Sì. me me l'ha mandata via mail, l'ho stampata e quindi con quella ricetta e con la tessera sanitaria viene consegnata a questa infermiera, poi mano a mano vieni chiamato, no? E quindi mano a mano con la macchina vai avanti fino al tendone. Dove c'è ci sono gli addetti che fanno i tamponi. E sempre seduta in macchina con la mascherina e i guanti. Quanto hai dovuto Bisogna attendere andare. seduta in macchina prima del tampone? No, 5 minuti, 5-10 Quindi minuti. l'attesa è stata corta, è stata breve Sì, praticamente. sono stati molto veloci. E poi fanno il test e ti rilasciano due fogli, uno della presa visione della ricetta e l'altro del sito dove devi andare a controllare l'esito Certo. del test dopo 36 ore. Però la cosa strana, la cosa proprio allucinante, incredibile, è che io dopo che ho finito di fare il tampone, ho chiesto, ma se il risultato è negativo devo comunque fare la quarantena? Dice sì. E fatto, mi spiega perché, se sei SO negativa al coronavirus. Dice perché lei ha avuto il sintomo del coronavirus, cioè la febbre. Anche se lei il tampone lo fa oggi, da oggi lei è negativa, però potrebbe in questi 14 giorni sviluppare il coronavirus, potrei, no? In Sì. teoria, come tutti quanti Sì, sì, noi, sì, voglio sì, dire, sì, no? sì, sì, sì. Però avendo avuto già un sintomo del coronavirus, che era febbre, devo essere monitorata sia dalla ASL che dalla mia medico di base Certo. per questi 14 giorni. Sì, questi 14 giorni, i 14 giorni partono dal primo giorno che non ho più sintomi, Sì. cioè io dal mercoledì che non avevo febbre, quindi io da mercoledì sono partiti i 14 giorni, diciamo, no? Se io in questi 14 giorni non sviluppo nessun tipo, altro tipo di sintomo, non lo so, o mi ritorna la febbre, o mi viene mal di gola, o qualsiasi altro tipo di sintomo, lo devo comunque comunicare all'ASL e quindi niente, devo stare in Oh, quarantena viene 14 giorni. spontanea una domanda però. La febbre non è che arriva solo per il Covid-19, può arrivare pure Lo per so, però una banalissima esatto. influenza da quattro soldi, o no? Certo, ma infatti io quello che ho detto poi anche parlando con il mio medico, ma sicuramente sembra assurda sta cosa perché io lo so perché mi è venuta la febbre e la dimostrazione che è stato per quel motivo ce l'ho da
dal fatto che il tampone è negativo. Certo, perché hai preso freddo, vestita troppo leggera, hai preso freddo. Esatto. E ha fatto, perché devo stare 14 giorni in quarantena? E lei mi ha risposto, è il protocollo. Certo, perché non sappiamo da quest'altra parte se poi svilupperai qualcos'altro oppure no. Per cui o hai preso la febbre per quello o per quell'altro motivo, comunque la quarantena sei obbligata a farla, pure che il tampone ha dato esito negativo. Esatto, esatto. Oh, e questo sta scritto sul protocollo, dico bene? Sì, sì, è il protocollo del Ministero della Salute. Dell'Istituto Superiore della Sanità. Oh, mi sta scrivendo Stefania da Lunghezza. No, signora, se noi stiamo dicendo che è scritto sul protocollo, signora o signorina, non lo so, non è che siamo noi che affermiamo questo, è un protocollo, e la signora Gloria ha detto in anticipo, cioè all'inizio, ha detto purtroppo è una cosa allucinante. Non è che uno può, no signora, perché mi sta scrivendo, dice non è che si può, no, non si può scegliere assolutamente, no, è un protocollo sanitario. Io non posso uscire, non posso uscire di casa, è come quando stavamo tutti chiusi in lockdown, certo. No? Ma così chi va a fare la spesa? Il marito? Certo. Lui invece non c'ha la quarantena, non necessita di fare quarantena, ad esempio, vedi? Invece se io fossi stata positiva, allora sì. Allora, diciamo così, io per far capire bene il concetto, io ho avuto la febbre. Se il mio tampone fosse stato positivo, per quello che io ho, nel senso la febbre, un po' di febbre e basta, se fosse stato positivo, io sarei rimasta in quarantena 14 giorni monitorata sia dall'ASL che dal mio medico di base per vedere l'evolversi del virus. Se sì. Il mio virus fosse rimasto solo con la febbre e mi fosse passato come mi è passata la febbre in questi giorni, anche avendolo il coronavirus, non sarei dovuta andare al pronto soccorso. Per nessun motivo, perché ci sono molte persone che hanno contratto il virus ma che l'hanno passato in casa, nel senso non sono stati ospedalizzati. Quindi diciamo che il mio test è negativo, il mio tampone è negativo, però è come se ci avessi il tampone positivo, perché devo comunque stare 14 giorni in casa. Ma alla fine di questi 14 giorni di tampone ne dovrai fare un altro o è finita qua? No, è finita qua, perché comunque io parto già da un tampone negativo, capito? Oh, quindi se non accadono stravolgimenti va tutto a posto tra 14 giorni. Sì, tra 14 giorni sono libera di uscire e di fare la vita normale. E questo è il protocollo che bisogna seguire, volenti o nolenti. Poi c'è l'indole, il carattere, l'istinto che praticamente, metaforicamente, hai tirato giù tutta casa, per dir poco, no? Beh, diciamo... Allora, già il fatto che uno sta male, che c'ha la febbre, non è proprio una cosa piacevole. È vero. Quando io ho chiamato la mia dottoressa la domenica e ci siamo sentite, io gliel'ho detto, e lei mi fa, devi stare comunque in quarantena. Ho capito, ma perché devo stare in quarantena se c'ho solo un po' di febbre? E lei dice, no, è il protocollo questo. Questo vuole, sette. Sì, sì. Esatto. E non è che possiamo interpretarlo in maniera estensiva o restrittiva, il protocollo è quello, punto. Ma anche se la mia dottoressa mi ha detto, io sono sicura al 100% che tu non hai contratto il virus, che è sicuramente una freddata, un colpo d'aria. Ma poi col tempo che cambia repentinamente di giorno in giorno, un giorno si suda, un giorno è più fresco, un giorno non si sa che fa. È normale che uno può rimanere influenzato da qualche sindrome, no? Io comunque ti devo segnalare. Certo, è obbligatorio. È obbligato a farlo. E comunque devi stare in quarantena. Io pensavo sinceramente che una volta fatto il test, una volta risultato negativo, fossi libera, no? Diciamo. E invece no, ma arrivare a sta massata tra capo e collo.
No, quarantena, anche se il test è negativo. Oh, diciamo, contenta e felice perché i tuoi dubbi sono stati schiariti e quindi non hai Certo, nulla, certo. però dall'altra parte c'è la croce che devi stare rinchiusa in casa come il primo periodo che abbiamo fatto Bravo, tutti, no? Il bravo. periodo più critico di questo Sì, Covid-19. allora perché io, allora, io potrei, volendo, io potrei uscire, perché ciò, io mi sono stampata l'esito che la Regione Lazio, sul sito della Regione Lazio c'è, no? Del mio tampone. Quindi io potrei, volendo, uscire tranquillamente, perché so comunque negativa, no? Ok? Però che succede? Volendo, se io volessi fare la pazza e non avessi un senso civico, però potrebbe succedere che se mi ferma la polizia per un controllo, per qualsiasi cosa, e io, cioè loro, se io do il mio nome e cognome e loro controllano nell'ASL che io non ho fatto il tampone, sono negativa e sto in giro, e mi rendo una multa da 1.300 euro. La prima volta, se poi sei recidiva, le sanzioni sono più grandi. E allora ho detto di lo sai che c'è, ma io me ne sto a casa, ma che No, me frega. 1.300 euro, io non arrivo a tanto con lo stipendio del mese, pensa un po'. Perché la polizia, cioè, la polizia, i carabinieri o comunque le forze dell'ordine, loro hanno la lista, da quello che ho capito io anche, la lista delle ASL, cioè Sì. di chi ha fatto il tampone, di chi Certo, è positivo e di chi è ma negativo. addirittura occasionalmente e saltuariamente potrebbero addirittura farti un controllo a sorpresa presso il tuo domicilio. Pensa un po' che ti dico io. Questa non la sapevo, No, no, però no, cioè vabbè. d'iniziativa d'ufficio, si chiama un'azione di ufficio, che però Io so capiterà. che l'ASL sì, mi chiami e mi chiederà come sto, se ho Sì, però se sintomi. qualcuno nutrisse eventualmente dubbi o perplessità, si può delegare la forza dell'ordine a venire a verificare la situazione come realmente sta. Certo. È una situazione estrema, chiaramente, non è che appartiene alla Però, normalità. sì, però allora voglio dare un'altra informazione che ho saputo sempre, perché sai, finché lo vedi in televisione, senti parlare di tamponi, è un discorso. Poi quando lo vivi sulla tua pelle è tutta un'altra cosa. Certo, come tutte le cose, esatto. Esatto. E ho saputo sempre, mentre stavo lì, che poi, sai, sali che aspetti. Passano gli infermieri, ti chiami, fai le domande, no? E praticamente, ora non so se è solo nell'ASL dove vivo io, però perlomeno io parlo per l'ASL dove vivo io, poi per Sì, le per altre ASL di Roma l'ASL non lo della so. tua zona di competenza, certo. Esatto. E basta che il medico di base faccia una richiesta di tampone. Si porta la ricetta del medico, non devi necessariamente avere un sintomo. Cioè, se io avessi voluto sapere se ero positiva al Covid, potevo chiedere alla mia dottoressa: mi fai la ricetta, voglio fare il tampone. E si può fare, si va lì e si fa. Sì. Non Mi devi, cioè, io l'ho fatto per necessità, nel senso perché sta io. scrivendo Manuela se quando hai effettuato il tampone hai dovuto pagare dei No, soldi oppure no. non ho pagato niente. Cioè, quindi l'impegnativa del medico non prevede un ticket da pagare? Ho No, capito bene. niente, non ho pagato nulla. No, 000 praticamente. niente, proprio niente, Vabbè, no, niente. vabbè, sono domande che nascono spontaneamente No, per. no, cioè, però so che, per esempio, ecco, ripeto, non voglio dare informazioni sbagliate. Io so che nella mia zona, cioè nell'ASL di mia appartenenza, ogni medico curante dell'ASL della mia zona può, se un paziente richiede di voler fare il tampone,
basta che ha la ricetta del medico, la tessera sanitaria, va lì in questa ASL e mi fanno il tampone. Dovrebbe e essere così da tutte le parti, però alziamo le mani perché aspettiamo magari se c'è qualcuno di altra ASL romana che ci racconta il contrario o la stessa la cosa. La mia è la ASL RM1, quindi Roma Nord, non so le altre ASL se lo fanno questo tipo di servizio. Nella mia ASL sì, io l'ho fatto il tampone perché avevo un sintomo del coronavirus, comunque c'avevo la febbre, per cui il mio passaggio è stato diverso, no? Nel senso che l'ho fatto perché è stata segnalata all'ASL e l'ASL ha richiesto alla mia dottoressa di farmi fare il tampone con la relativa ricetta, quindi sono stata richiamata dall'ASL, diciamo così, ecco, per un controllo e tutto quanto. Diciamo che in questa fase 2 le ASL funzionano molto meglio che nella prima esperienza negativa dovuta al Covid-19. Questo non lo posso dire perché non l'ho frequentate durante No, diciamo fase. Funzionano perché si è snellita la fila dei malati, i guariti sono di più, si sono alleggerite le sale di terapia intensiva e via discorrendo. È chiaro che se fossero stati i primi giorni dei sintomi, perché mi diceva Lorenzo Colangeli prima di te, che ha avuto anche lui purtroppo l'esperienza del contagio, purtroppo è risultato positivo al tampone, e che lui per il primo tampone ha dovuto attendere 4 settimane, l'evolversi della situazione, e che soggettivamente ha preso un bronco, non mi ricordo come si chiama, praticamente che serve per respirare meglio, e qualcosa, no, l'ha chiamato in un altro modo, però è un dilatatore di bronchi per poterti far respirare meglio, e la tachipirina 1000, ma di sua iniziativa. Che cosa è successo poi? Dopo 4 settimane ha fatto il primo tampone, che è risultato positivo. Oltretutto, stando a casa, perché nel posto dove lavora in una struttura ospedaliera, l'hanno mandato subito a casa, la paura sua era la moglie e i due bambini. Certo. Cioè, perché tu mi ha detto giustamente, dice, uno viene isolato a casa e pensano tutti che è tutto a posto, nulla, perché io ho altre 3 persone dentro lo stesso appartamento e se le contagio e se provoco qualche dramma causa la mia sintomatologia espansa, cosa faccio? Perché io pensavo all'inizio, ho detto, ma tu sei stato asintomatico? Dice, no, assolutamente no, ho avuto sintomi molto forti. Addirittura mi ha detto che a distanza, perché adesso il pericolo è superato e il resto della famiglia è risultato negativo ai tamponi sempre, per cui lui è stato l'unico contagiato di questa famiglia, ha detto, io ancora oggi non ho più l'olfatto come ce l'avevo prima, ce l'ho ai minimi termini, a qualcosa mi sta ritornando, e non sento i sapori dei cibi che mangio ancora oggi, e sono passati determinati giorni, tra un po' saranno 2 mesi di questo calvario che ha subito, e poi soprattutto che tutta la squadra medica, o almeno gran parte di essa, del suo settore è rimasta contagiata, l'hanno superata tutti. Purtroppo alcuni pazienti che loro curavano non ce l'hanno fatta, e ci ha raccontato delle situazioni allucinanti che ha detto, io dico, devo dire la verità, dice, la responsabilità non è di questo, di quello o di quell'altro, ce l'hanno tutti una piccola fetta di responsabilità, ma la responsabilità risale a monte da quando i primi governi italiani hanno cominciato a tagliare i fondi per la sanità pubblica, perché sanità. Ha detto, noi non eravamo pronti ad affrontare un dramma del genere, per quanto dice abbiamo visto centinaia di film americani, ma la realtà è un'altra. Dice, quando ti mancano i supporti, le difese, non sai dove mettere la gente perché la terapia intensiva scoppia, non sai come appoggiare i respiratori, non sai come fare quello, non sai come fare quell'altro, purtroppo la situazione ti sfugge di mano. E soprattutto, come ha detto al settore sanitario, si è lagnato che ogni regione poi ha preso delle decisioni autonome, mentre sarebbe stato più opportuno che dal Dicastero della Sanità qualcuno avesse dato delle regole ferree e rigide da dover seguire, e che poi
La sanità è così distrutta da quando la politica, non una parte politica, la politica si è infilata in mezzo a un settore nevralgico che deve salvaguardare la vita di ognuno di noi. E quindi diciamo che Sì, qui diciamo oggi. che Prego. no, è stato. Allora, guarda, io dopo l'esperienza, diciamo, non mi metto a paragone dell'amico che ha parlato prima, per carità di Dio, perché lui ha vissuto proprio un dramma, è stato male. Però nella mia piccola esperienza di questa malattia, di questo coronavirus, io ho capito tante cose, no? Per esempio, mi sono resa conto che secondo me, e non capisco il motivo, cioè l'ho capito, ma me lo tengo per me. Sì, è vero, in Italia c'è stato il coronavirus, ci sono stati tanti morti, ci sono stati tanti contagi, tante cose sono successe in questi 3 mesi che veramente ci hanno sconvolto la vita, ma secondo me hanno esagerato tanto. Tanto, tanto, tanto. Secondo me l'hanno proprio gonfiata tantissimo questa situazione. Allora, diciamo che dopo il dramma c'è stata una speculazione sopra molto forte, Sì. che non si capisce bene, oppure l'abbiamo capito subito, a quale effetto dovrebbe portare. Perché oltre alla salvaguardia della vita umana, quella è sacra e inviolabile, no? Qui di mezzo c'è la Certo. rinascita economica che sta andando letteralmente in Ah, frantumi. beh, sì. Ah, Perché dalla beh, televisione sentiamo, abbiamo stanziato 1 milione di là, 1 milione di sotto, 1 milione, poi 1 milione, vabbè, le cifre esatte adesso non me le ricordo. Poi quando vado a vedere la realtà dei fatti, mio figlio e gli altri del settore bar che sono andati in cassa integrazione il lo 12 so, lo marzo, so, lo so. allora qui abbiamo un campione di 400 persone, non una, 400. 400 ragazzi su 10.000, non lo so fra quanti. Ancora non hanno ricevuto un euro di cassa integrazione. Poi c'è la sorpresa, la bella sorpresa. Le attività che hanno riaperto, tra cui pure il bar dove opera mio figlio, cosa hanno accaduto? Hanno fatto i conti. Hanno visto che non conviene continuare e Certo. il bar dove lavora, il mio caro figliuolo, il 30 di maggio chiude i battenti definitivamente perché il titolare ha detto: sono sottospese, non è che ci sto marciando, dice sono un sacrificio o sto facendo sacrifici enormi, preferisco stare fermo un anno e mezzo e poi vedere se ripartire o meno, oppure cercare altre situazioni lavorative. Addirittura quasi quasi mi metto a fare il dipendente di qualche grande azienda e non se ne parla più. Di queste piccole attività che stanno chiudendo e non riaprono più, o addirittura non hanno nemmeno riaperto, ce ne sono a centinaia. Allora, Sì. chi sta dall'altra parte e parla a dismisura o ogni tanto interrompe le trasmissioni e via discorrendo? Allora, non fare più proclami di ragazzi, la situazione dell'Italia è purtroppo è in frantumi. Io in teoria, come Presidente del Consiglio, insieme ai ministri, avrei stanziato questo, questo e quell'altro, ma non so se lo possiamo mantenere perché le casse dello Stato sono vuote. Cioè, dillo più apertamente, perché così tu illudi migliaia e migliaia di persone che poi si ritrovano in mezzo ad una strada senza sapere perché e per come. Sì, no, è una. Allora, guarda, io credo che ci sia una regia dietro, nel senso, diciamo che hanno cavalcato l'onda del coronavirus, cioè sarà proprio. È brutto dirlo, perché credo che sia veramente brutto, però io la penso così. Per loro è stata una manna dal cielo, questo coronavirus, perché dal momento in cui chiudi tutto, la gente la rinchiudi dentro casa per mesi, non per 2 settimane, ma per mesi, e tu fai il bello e il cattivo tempo, fai come ti pare, perché se è vero che ti devi occupare di salvaguardare la vita umana, non hai tempo di metterti a tavolino a distribuirti le nomine per le partecipate statali, cioè ci passi settimane a decidere chi deve andare all'ENI, chi deve andare Diciamo a all'Enel. tutte quelle varie strutture di cui si fanno le nomine. Bravissimo, hanno passato settimane a discutere chi deve prendere quello, chi deve prendere quell'altro.
E in quel periodo, invece di perdere tempo là, non era più opportuno trovare una soluzione per aiutare chi stava male e chi sarebbe stato male, perché era inevitabile che con la chiusura di tante negozi, Certo, imprese, sì. la gente quando poi doveva riaprire, e poi un attimo. Io dico un attimo, le riaperture, ma che condizioni però? Cioè tu non puoi, per paura del... Allora, c'è sempre... ci attaccano sempre con la paura, no? Con il panico. Però se poi tutto riprende, poi risale la curva. Allora bisogna richiudere tutto, per cui per riaprire devi mantenere le distanze, 2 metri di Sia sicurezza. l'imprenditore che il cliente vivono nel terrore, chiaro. Esatto. E quindi però se tu c'hai un ristorante che ha, che ne so, 10 tavolini per dire, no? Ok? E con le nuove norme e regole del distanziamento non saranno più 20 tavolini, ma ne potrai mettere 8. Non avrai più il fatturato che hai fatto prima. No. Assolutamente no. E quando le recuperi le spese? Perché tu sei Non stato le 2 mesi recuperi. fermi e poi, ciliegina sulla torta, sia come contribuenti che come piccoli e medi imprenditori, non è che le tasse ce le hanno No, condonate e spostate di un anno, l'hanno l'hanno rimandate a... rimandato a Sì, settembre. e che hanno risolto? Nulla. Perché io Niente. da qui a settembre cosa vado a guadagnare? La fame. Ma quello che loro no, cioè quello che io dico è che no, ci avranno pensato questi che stanno al governo, che se Secondo me no, sì. ascolta, no, che se non apre questo, non apre quello, non apre quell'altro, quello non riesce a entrare. Le tasse non le paga nessuno e anche a loro lo stipendio non gli arriva, perché se loro hanno quello stipendio che hanno è perché noi paghiamo le tasse. Ma se io le tasse non le posso più pagare, perché non posso, proprio logicamente non le posso più pagare, perché non Certo. incasso e che pago? Che pago? Come faccio a pagartele? C'è una Ed è per situazione, questo, ed è per c'è una questo, è la situazione a vederla. cattiveria, no. La cattiveria è che adesso se tu ti fai un giro per il web, per i vari social, devi vedere polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale di tutte le città. Le multe! Loro prendono i soldi dalle multe! Sì, c'è un Sono a fare multe accanimento. a go-go proprio! Ma se io non ho i soldi per mangiare, ma come posso Oh, pagare la anche multa di perché 400? qui, allora, mio figlio si salva per un verso, un altro ragazzo si salva sempre perché ha una struttura familiare dietro, però c'è il più anziano dei quattro barman che praticamente ha 32 anni, ha due bambini piccoli e una moglie che purtroppo non lavora, purtroppo non perché è una colpa, ma è perché, visti i tempi, Non bisogna dire c'è purtroppo, lavoro. no? Allora, i ragazzi nostri, bene o male, parzialmente si salvano in calcio d'angolo, ma quel signore là che deve pagare l'affitto, che ha chiesto una deroga nei pagamenti, sono 3 mesi praticamente che non sta pagando la rata dell'affitto, il proprietario ha detto però prima o poi me li dovrà dare, io capisco, ma non Certo. è che posso condonare la rata dell'affitto. E tutte le Certo. altre cose, cioè luce, gas, telefono, condominio, le spese quotidiane che affrontiamo tutti, perché non è che luce e gas hanno detto ragazzi, momentaneamente accantoniamo, cominciate a pagarci da ottobre con tutto il residuo. No, le bollette arrivano, scadono e se tu non le paghi in tempo, viene Certo. distaccato, come di prassi, il servizio di cui usufruisci. Però allora tutto questo occhio di riguardo per la pandemia non c'è. Allora mi si presenta una situazione che è drammatica e soprattutto una situazione che uccide la piccola e media imprenditoria. E se tu uccidi quella, metaforicamente parlando, cioè non permetti di sviluppare il lavoro,
questi piccoli e medi imprenditori chiudono e non danno più lavoro ai nostri ragazzi, cioè molte persone si ritroveranno a spasso perché tu impedisci agli imprenditori di sviluppare la loro attività. Rimangono i grandi centri, ma i grandi centri non possono assumere tutti. Allora sai che c'è, scusa se mi intrometto come opinionista un attimo, è la situazione favorevole per svendere, non vendere, per svendere tutti i nostri colossi economici al miglior offerente straniero. Dice però ci salviamo perché sai, arriva lo straniero, però fa ripartire tutto, ok. Ma farà ripartire alle basi loro, non alle, con le basi nostre. Ma questo è il piano che è stato messo in atto a monte, mi spiace, ma io la penso così. Pure io. Ma qui in redazione già ho la prima nota stonata perché mi si dice che sono filo drammatico. No, è la verità, perché guarda che io da quando è iniziato il coronavirus, cioè dall'inizio di marzo, no? Sì. Quando è scoppiato tutto il bordello, tutto il casino, e quando ci hanno chiuso tutti dentro casa, io ho detto. Non so se poi parlando con te o no, ma se non mi ricordo con chi, io dissi proprio, se non moriamo di coronavirus, moriremo di fame. Ed è così. No, l'hai detto la prima volta che hai accusato per prima che c'era questo pericolo di pandemia. Facevamo ancora questa è la Roma, me lo ricordo benissimo. Che io ero pronto per affrontare la partita della Roma e tu mi hai detto no, un attimo, devo dire prima una cosa perché qui sta accadendo qualcosa di strano. Ah sì, è vero che io stavo in diretta. Che esatto, ragazzi, qui sta succedendo questo, a Milano ci sono numerosi contagi, se esce da Milano che facciamo? È un dramma nazionale. E da lì gente impaurita, gente intimorita, gente che ha detto che noi facevamo violenza psicologica sui cervelli degli altri, pure questo è uscito fuori, sulla mente degli altri. E gente che invece ha detto no, dalle notizie che si hanno la signora ha ragione, vabbè, questo ognuno esprime poi la propria idea, mi dicono che Gloria è caduta, però la situazione era questa. Allora se riproviamo a chiamare Gloria cortesemente, allora proviamo un attimo perché si è persa la linea ed è brutto chiudere le dirette così, vediamo un po' se ci risponde. Questo è il bello di Fraccalcio in realtà, no? Che ogni tanto le linee si perde. Gloria! Dimmi, allora, dicevamo, la situazione è così, ognuno ha espresso la propria opinione, però molte persone ti avevano dato retta perché dice la signora Vaida in anticipo sta calcolando un rischio che potrebbe succedere. E da lì in poi è successo il dramma. Esatto. La tragedia proprio. È vero. E soprattutto... Sì, me la ricordo benissimo quel giorno che... quel pomeriggio che tu mi hai chiamato, ti dovevamo parlare della Roma e io ho detto guarda Roberto che sta succedendo un bordello, e io c'avevo la Sky TG24 acceso e ti ho raccontato quello che stava accadendo. Sì, difatti me lo ricordo, l'abbiamo... E mi ricordo anche gente che diceva che ero una... aspetta... catastrofista, no, un'altra parola usavo, visionaria, no, quelli che mettono paura, come si chiamano, oddio mio, terrorismo psicologico, facevo terrorismo, mettevo sì. Vabbè, le reazioni, calcola che le reazioni delle persone a primo impatto possono essere favorevoli o contrarie. Guardate che io non me lo sto inventando. Me lo ricordo, l'hai ripetuto 100 volte. Signori, non mi sto inventando nulla, andate a vedere voi stessi. Sì, ricordo. E da lì abbiamo passato mesi drammatici, ancora inferno, non siamo usciti, inferno. Però tutto sommato stiamo piano piano ricostruendo questa uscita. Io ce l'ho con quelle persone che pensano che non sia accaduto nulla, via mascherine, via tutto, siamo appiccicati. No, dobbiamo stare... Fidanzati, non lo so, io capisco i giovani, i ragazzi che non si sono visti, però sbaciucchiarsi all'angolo della strada appiccicati, ragazzi, è meglio un bacio di meno e aspettare e attendere. Non lo so, poi può darsi, come mi scrive Giuliana, sono tutte paure che ci hanno messo perché non è vero nulla. Ho capito, da un punto di vista sanitario non possiamo esserne sicuri che ci hanno solo impaurito. Allora, scusa un attimo, è vero, bisogna stare attenzione
usare la mascherina il più possibile, soprattutto quando si sta, che ne so, al supermercato, piuttosto che a comprarsi un vestito. Bisogna avere delle accortezze. Certo. Però non bisogna vivere con la paura e con il terrore. Assolutamente E no, però le ve lo precauzioni dice, bisogna prenderle, Gloria. certo, e ve lo dice una che è ipocondriaca, quindi Sì. immaginiamoci, no, no? Oh. Però quello che io dico è un'altra cosa. Attenzione quando cominciano a parlare di la morita. Può salire il contagio, i numeri possono salire, la curva può riprendere. Attenzione perché è tutto calcolato, Certo che è perché tutto vedrà. calcolato. Oh, allora, e devo dire un'altra cosa che hanno fatto dello sciacallaggio. Ecco, sciacallaggio era la parola. Sciacallaggio su un professore di Mantova che con la nel suo ospedale ha sperimentato per primo il plasma contagiato, cioè chi è guarito dal coronavirus ha donato il suo plasma, cioè il sangue, perché si sono formati gli anticorpi al coronavirus. Quindi che hanno fatto? Con questo plasma l'hanno iniettato nelle persone malate di coronavirus ancora Sì. ricoverate e queste entro 12 ore sono guarite, stavano bene, persone gravi, non così, no, però Quindi voglio dobbiamo chiarire. ragionarci sopra e riflettere chiaramente, però è Però stato la circondato di domanda insulti e grave, di critiche no, questo. aspetta, a questo professore l'hanno massacrato tutti i virologi che stavano in televisione in questo periodo, in questi 3 mesi li abbiamo visti tutti. L'hanno massacrato dicendo che non è, il sangue non è sicuro, ma come le trasfusioni di sangue si fanno quando uno va in sala operatoria che ha bisogno di sacche di sangue perché magari c'è un'operazione e perde sangue e quindi gliene danno anche, pure quelle allora non dovrebbero essere fatte, no? Certo, è giusto. Allora, dicevano che no, non, questa terapia non è efficace, insomma l'hanno massacrato, ma perché hanno fatto questo? Perché il sangue Costa zero, perché il sangue costa zero. è gratis. Lui l'ha spiegato bene questo professore, io l'ho seguito una sua E ha diretta tutta la Facebook. nostra simpatia e approvazione per quello che possa contare. Esatto. E lui ha spiegato che per salvare una vita il costo sono 80 euro a sacca. Basta una sacca da 300 ml di Sì. sangue, perché sì, è vero, io dono il sangue guarita dal coronavirus con gli anticorpi, però e poi il sangue va lavorato, no? Non posso darlo immediato come una trasfusione diretta, perché comunque posso avere delle patologie e quindi deve essere lavorato. Solo quello è il costo. Però lo stanno massacrando dicendo che non è valida, che quello e quell'altro. Perché? Perché è gratis, perché le case farmaceutiche non ci stanno guadagnando. Questa E almeno è la perché? sensazione che abbiamo oggi. Poi, No, no, è così, non è una sì, no, sensazione, è no, e proprio beh, la così. sensazione è soggettiva, occhio. Però è perché ci stanno rompendo l'anima dicendoci che noi la vita la riprenderemo a vivere tranquillamente solo dopo il vaccino. Perché devono vendere il vaccino? Semplice. Oh, ma se c'è una cura come il plasma Alternativa e che costa molto molto di meno, perché non ci chiaramente. fa riprendere a vivere? Brava. Allora, Allora. Gloria, ti devo però interrompere perché da sede centrale si stanno per riprendere la linea e ci sfumano. Quindi Ok. ti devo dare il tempo per fare i saluti di chiusura. È stato un bellissimo incontro oggi tra te e Lorenzo Colangeli, due insert molto molto forti, e di questo ringraziamo sia Lorenzo Colangeli che Gloria Vaida, in situazioni chiaramente diverse. Completamente diverse, Esatto, per però hanno carità. portato la loro testimonianza ed è giusto essere così. Volevo farti qualche domanda sulla Roma, ma avremo modo e momento per farle. Sì.
più estese. A te i saluti finali, Gloria, prego. Allora, io ringrazio tutte le persone che in questi giorni si sono preoccupate per me. Ero molto più preoccupata di loro che io, però li ringrazio perché significa che insomma qualcosa lascio e do, no? Certo. E quindi ringrazio tutti quanti.